Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Io voglio ringraziare l'Accademia di San Luca, senza la quale non avremmo realizzato questo incontro, e ringraziare l'ETAB, con la quale abbiamo collaborato, soprattutto la figura del dottor Roberto Baldassarri, e niente, grazie ancora al Senato, e passo la parola alla professoressa Luigi. Buonasera, sono Annalisa Luigi, sono uno dei membri del CDA dell'ETAP. Riporto il saluto del Presidente, l'Avvocato Claudio Orsini, che per ragioni familiari inderogabili questa sera non può essere qui presente. Riporto il suo saluto, e non solo il suo, ma di tutto il CDA. E vorrei ringraziare innanzitutto il Dottor Diego Costantini, che ha ideato questa iniziativa e l'ha resa possibile. Ringraziamento ed un caro saluto al segretario dell'Accademia di San Luca, il professor Francesco Moschini, che con questa conferenza incentrata sul tema degli edifici a pianta centrale, con questa conferenza abbiamo dato inizio ad una collaborazione per noi molto importante tra due istituzioni, quali l'Accademia di San Luca e l'ETAP. E vorrei ringraziare di cuore tutti gli illustri relatori. Il CDA di l'ETAP ha deciso di aderire a questa iniziativa, che ha ritenuto opportuno inserire nel 500° anniversario dei festeggiamenti per la consolazione, quelli che per i tuderti, io ormai vi abito qua da molti anni ma non sono tuderti, viene definita la festa l'8 settembre, la festa della consolazione. E l'evento di questa sera e i successivi eventi in programma si inseriscono in un progetto che ci auspichiamo possa concretizzarsi con la riedizione, o comunque la rielaborazione, del volume del professor Arnaldo Bruschi, dedicato al tempo della consolazione, e in un più ampio progetto che l'ETAP sta realizzando in occasione della ricorrenza dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, che è stato definito il progetto Leonardo, e che prevede una serie di iniziative di studi di tavole rotonde dedicate allo studio del Tempio, che alcuni studiosi recentemente hanno ipotizzato possa essere stato realizzato sul disegno di Leonardo, o che comunque Leonardo abbia potuto influenzare la realizzazione del tempio, tempio che tradizionalmente è stato sempre attribuito al Bramante. L'interesse dell'ente non è tanto di attribuire una paternità leonardesca piuttosto che bramantesca, quanto quello di approfondire gli studi e fin qui hanno interessato di valorizzare uno dei beni più importanti che è di proprietà dell'ente. Ringrazio ancora gli illustri relatori e ringrazio soprattutto tutti voi per aver partecipato. Anch'io rinnovo i ringraziamenti all'ETAP, a Diego Costantini, Roberto Giulieri, che hanno avviato questa proficua collaborazione con l'Accademia di San Luca, e voglio anche ricordare questa attività della Accademia Nazionale di San Luca si incista all'interno di un nuovo corso che da qualche anno ha preso la stessa Accademia, uscendo un po' dalle stesse solite del proprio ambito. Sapete che l'Accademia di San Luca, nata alla fine del 500, ha sempre avuto come scopo preciso quello di coltivare e onorare gli artisti con l'idea dell'ecocontesta, della pari dignità tra pittori, scultori e architetti, e diciamo di sollecitare, oltre che onorare gli artisti, anche sollecitare la creatività nazionale ed europea, promuovendo a anni diversi concorsi che, a seconda della liberalità di elargizione dei premi, eccetera, venivano definiti come concorsi clementini dalla fine del 600 a tutto il 700, che si sovrappongono poi ai concorsi palestra, ai concorsi canoviani. È stato principi dell'Accademia, in fondo a promuovere e a sponsorizzare pagando concretamente gli esiti di questi concorsi. Ecco, ma dicevo, oltre a queste missioni storiche dell'Accademia di San Luca, l'Accademia di San Luca da un po' di tempo ha cercato di risvegliare i bloccati delle proprie stanze, cominciando a coltivare attività extramedia. Ricordo che proprio a Perugia, due anni fa, è stata realizzata una grande mostra che per la prima volta faceva uscire dei forzieri dell'Accademia stessa un centinaio di opere d'arte, anche non trascurabili, che andavano dal bronzino alla piazzetta,
noi diciamo anche con un certo clamore, che all'interno dello spazio espositivo delle gallerie dell'Accademia abbiamo trovato ospitalità, perché c'è sempre stata una sorta di predilezione per la dimensione didattica e didascalica, per cui i veri capolavori non sono mai stati mostrati. Si è sempre privilegiato l'idea di mostrare la formazione didattica, l'aspetto didascalico, e questo rendeva anche un po' triste l'esposizione delle opere d'arte all'interno delle gallerie accademiche. Questo probabilmente in nome di una perdita subita, siamo dall'Unità d'Italia, quando con l'istituzione del Regno d'Italia l'Accademia di San Luca perde la vocazione didattica che aveva sempre avuto, nascono le vere e proprie accademie che conosciamo tuttora, le 26 accademie nazionali, e l'Accademia di San Luca perde la propria vocazione didattica. Allora è probabilmente anche per sottolineare questa sorta di mancanza, di perdita, che l'Accademia ha sempre privilegiato l'aspetto didattico e didascalico, mentre ne aveva anche alcuni altri non marginali, vi ho detto dei concorsi benedettini, ma pensate anche al ruolo che ha avuto Canova nell'Ottocento nel cercare di riportare l'Italia, dopo la questione di Tolentino, riportare da quello che era diventato l'idea eloquente del Museo Universale, che era stato restituito, quello che avrebbe dovuto essere il Museo Universale, e Canova, principe dell'Accademia, a farsi carico di rimpatriare molti capolavori a livello nazionale che erano stati trasferiti appunto all'Ufra. E quindi però non si ferma a questo episodio, perché anche nel Novecento sorprendentemente si trovano occasioni in cui l'Accademia è direttamente coinvolta nella operatività della creatività. Penso al concorso per il Vittoriano, che gli accademici sono stati grandi protagonisti, ma penso poi anche più recentemente negli anni 50 del secolo scorso, per la realizzazione di belle esperienze di parte di città, parlo di Roma, il quartiere Don Bosco, un cartello mediatico, abbiamo tutti ricordato per i funerali grandi di Casa Monica, ecco il quartiere Don Bosco, la chiesa e tutta la piazza antistante, realizzati, progettati da Pisardi, grandissimo architetto metafisico della cavallo tra la prima metà e la seconda metà del Novecento, ecco, tutto il concorso è stato fatto a carico della Nazione di Santa, e addirittura nella chiesa di Santi Martini e Luca, di proprietà dell'Accademia, è stata realizzata, siamo nel 1951, la mostra complessiva dei progetti che avevano partecipato a questo bando di concorso. Questo per dire che l'Accademia ha sempre avuto questa attenzione, anche diciamo recentemente, nei confronti della proposta artistica, sia sul piano della pittura, della scultura e della architettura. E con questo programma vorrei però chiarire un aspetto che è specifico, sarò brevissimo, dell'Accademia di San Luca, per chi non la conoscesse. C'è sempre stato un contenzioso sulla nascita delle due accademie, storicamente lontane nella storia. Penso all'Accademia Vasariana, Vasari fonda l'Accademia del Disegno Firenze, tra l'edizione torrentiniana del 50, del 1550, con le sue vite, pittori, scultori, architettori, e quella successiva, torrentiniana, del 1568, fonda l'Accademia del Disegno. Ma questa Accademia del Disegno non nasce ex abrupto, nasce in realtà sul modello di un'Accademia delle Lettere, che era quella pensata dopo le sue lezioni, Benedetto Varchi, il letterato, che ha avuto molta importanza non solo per la sua vicinanza a Michelangelo, e che ha avuto la sfortuna di essere molto riconosciuto a livello storico, artistico, per cui il suo potere letterario è sempre stato messo un po' in ombra, e lui in realtà nasce come realizzatore di sonetti, di poesie, di madrigali, di cose straordinarie attorno ai pittori che gli erano consustanziali, da prima con Bronzino, poi con Alessandro, con Cristoforo e Alessandro Allori, ma con Dottor stesso. Le due lezioni del 47, del 1547, delineano quella che è l'Accademia letteraria. Quindi l'Accademia del Disegno Vasariana del 1563 si realizza sul modello dell'Accademia letteraria, e ci sta questa dimensione un po' intellettuale, un po' astratta in fondo, sempre con l'idea vasariana della centralità, della dimensione florentino-centrica. L'Accademia di San Luca, che ufficialmente invece nasce con gli statuti di Federico Zuppi nel 1593, quindi apparentemente molto dopo, in realtà ha delle avvisaglie, dei prologhi molto importanti,
Pesa un pittore bresciano importantissimo come Girolamo Cristiano, che negli anni 70 è il primo a sollecitare l'intervento pontificio perché venga in qualche modo ufficializzata la nascita di questa parete di Cusino solo per pittoria scultura. Ma ci sono dei precedenti molto più importanti e che rappresentano davvero l'anno della Terra di Salute. Penso alle esperienze attorno al 27, attorno al 24-26, penso a Antonio da San Gallo nella cappella Cesi di Santa Maria della Pace, che coinvolge Simone Mosca, lo scultore, coinvolge Rosso Fiorentino, che fa due bruttissime affreschi delle lunette, la cacciata dal paradiso terrestre e la nascita di Eva dalla costola di Adamo. E però mette in campo San Gallo forze diversificate, l'idea chiaramente che a questo corrispondesse la possibilità di avere la morte. Ma questa, così come faceva per il Devaga, cioè sono tutte operazioni che in qualche modo hanno a che fare con la primo nucleo di possibili idee di accademia. E non è un caso che un fiorentino, De Baci Cantinelli, nel 31 realizza proprio a Roma, con gli interessi suoi, per il marmo del Belvedere, la prima accademia, e di questo è da punto pare Agostino Veneziano, Domenico Veneziano, e poi l'altro che nel 31 fa questa bellissima incisione. E l'altro personaggio che invece nella edizione successiva del 44, Enea Vico, realizza un'altra edizione sull'Accademia che Baci Mandinelli trasferisce da Firenze. Ecco, questo è storia per dirvi come tutto si è incentrato tra l'idea della formazione, nel caso che Baci Mandinelli porti non a compimento ma a un lavoro di disegno in cui pensa a stare con gli studenti, con gli allievi, la passione per il disegno, la passione per l'immaginazione e la passione per la grazia, ma che ci sia sempre questo piano del risvolto di ricaduta sul piano professionale, come sarà poi per l'Accademia stessa e da cui discenderanno poi le lotte fratricide, se penso che nel 1623 è divenuto drammatico per un eccesso di acquisizioni di competenze viene allontanato e per fortuna prende il posto di principe al suo posto un grandissimo artista. Non volevo dilungarmi troppo, ma serviva a caratterizzare un po' l'aspetto più aperto, 360 gradi dell'Accademia stessa di Salute. Questa occasione di avviare con l'ETAM questa attività, probabilmente sono suggerite anche dalle ultime parole del testo di Bruschi. Bruschi realizza con un suolo di collaboratori, 11 collaboratori, tra cui la giovanissima Paola Zampa, il libro pubblicato da Milton Pizzi, che credo sia l'editore più straordinario dal punto di vista dell'attenzione all'editoria Milton Pizzi, oggi conosciuto come Silvani Editoriale, ma quando faceva il libro la mitica collana per il credito italiano per magistri, no? Un'editoria sublime, degna di Mario di Stand, uno dei grandi stampatori, diciamo, di Verona sulla fine dell'Ottocento e del Novecento. Ecco, questo libro bellissimo, pagato dalla Cassa di Risparmio, Banca Popolare di Todi, nel 91 mi pare, riprende Bruschi però i temi da lui esaminati in questo straordinario libro che giustamente l'ETA pensa di riproporre ampliato e con nuove campagne fotografiche, perché allora Bruschi si lamentava di non aver potuto fare quella che oggi avremmo l'indagine del pubblico, diciamo, personaggio del figlio, però il rilievo fotogrammetrico attraverso la nuvola dei punti, per me straordinaria, che permette invece, mi raccontava anche Paola Zampa prima, che dovessero fare queste riprese sia fotografiche che di parziali rilievi solo con trabattelli mal certi. Ecco, lamentava allora Bruschi nel 91 come tutto questo avesse dovuto fare senza la possibilità di un vero e reale spoglio di tutti gli archivi. Quindi è un libro tutto in fondo da ricostruire e da rifare per le mancanze, per le carenze che segnalava nel 91. Nel 2000 Bruschi ripubblica un saggio molto intenso nel libro Adorni, che faceva seguito a un grande e importante convegno tenuto al Consiglio stesso di Ferrara nel 2000, nel 2002 pubblica per le edizioni Electa La Chiesa pianta centrale, tempio civico del Rinascimento. Bene, Bruschi suggerisce alcuni temi che sono temi che vorrei che la Commissione Nazionale di San Luca affrontasse in questo mosaico, che oggi questa giornata è la prima tessera che mettiamo. Il rapporto tra Oriente e Occidente, il rapporto giustamente lo dice Paola Zampa, tra la memoria del tardo antico, pensate alle esperienze milanesi, ecco, ma
dove c'è l'idea dello sguardo incrociato tra questi mondi molto diversi. Un altro tema molto bello è quello che a suo tempo aveva inaugurato un altro libretto, Filiberto Mena, che non si ricorda nulla, per la scuola di caso, che per la sensazione povera, per la linea analitica dell'arte moderna pubblicata in Milano. Allora, scelgo Luma, editori straordinari e d'avanguardia negli anni 70 a Salerno, ad Amalfi, hanno pubblicato questo libro bellissimo sulla regola di caso. Paolo Zampa, immagino fosse da Alighiero Poetti, e chiama Ordine e Disordine, Ordini e Disordini. Ecco, tutti elementi e temi che sicuramente hanno a che fare con la ricerca dell'Accademia di San Luca, che quindi può spingere l'ETA a occuparsi della concretezza del lavoro. Penso alla situazione disastrosa, la segnalava il professor Alici, della chiesa di Macerveto, ho visto. Ecco, perché l'ente non si fa promotore di una sollecitazione al mercato per quanto riguarda le commissioni territoriali di poter intervenire concretamente su queste situazioni critiche che avrebbero bisogno di essere riportate, diciamo, alla luce e ricolte nella loro fragilità e nella loro dimensione, diciamo, più puntuale. Ma anche la definizione del modello, dell'eresia dal modello, del discostarsi dal modello, come racconteranno gli ospiti che sto finendo, qui forse c'è un modello profondamente bramante, non parla degli anni 70, di questa presenza bramantesca, però quello che è certo è che dopo la stasi tra gli anni 30 e gli anni 60, qui passano, perlomeno prendono, dico, i pagamenti, la parrocchia da Pignola, per passare così, persino Borromini per un problema di solidità strutturale. Passo grandi autori tutti a confronto con questa, con la magia di questo tempo straordinario. Quindi ci sono tantissimi temi, tantissimi elementi che possono portare l'ETA e l'Accademia Nazionale di San Luca a lavorare per i prossimi 100 anni. Adesso guardiamo ai 100 anni che è durata la grande storia della pubblicità straordinaria di questo tempo. Grazie e la parola al professor. Ciò che è verosimile ci insegna la filosofia, non sempre è necessariamente vero, e così ciò che è vero a volte non si manifesta a noi con le sembianze del verosimile. Ecco un esempio memorabile, è del tutto verosimile che la chiesa della Consolazione di Todi, dove ci troviamo in questo momento, sia stata progettata da Bramante. È attendibile per molti aspetti. C'è un rapporto evidente tra quello che possiamo pensare essere stato il progetto originario di questa chiesa. Poi, ovviamente, si sa bene che qui, anzi il professor Moschini ha citato nomi di insomni architetti che hanno collaborato in qualche modo al progresso dei lavori nel corso dei secoli. Eppure noi sappiamo che questa chiesa
sappiamo della presenza di tanti illustri maestri, però che il progetto sia del Bramante è attendibile, è verosimile appunto, ma non può essere provato. La verosimiglianza consiste nel fatto che i progetti che noi conosciamo del Bramante per San Pietro a Roma hanno punti di contatto stringenti con il progetto della Consolazione di Tor. Quindi è possibile, poi peraltro il nome di Bramante rispetto alla Consolazione di Tor si fa da sempre. Però un contratto, dei disegni autografi, dei documenti circostanziati che comprovano questo non ci sono. C'è invece la documentazione che riguarda un architetto, certo ben meno glorioso del noto, il Bramante Cola di Caprarola, e lì c'è il documento, ne parlavo poc'anzi con Filippo Orsini, che tra l'altro mi si permette di dire, entrando nel Tempio, ho avuto il piacere di ricevere dalle mani stesse dell'autore, anzi del coautore, perché c'è anche Nadia Bagnarini che non c'è questa sera, ma insomma, di questo libro pubblicato dall'Etna, è vero, con il patrocinio del Comune di Todi, che è intitolato Bernardino da Todi, uomo d'armi di corte tra Firenze e Roma, il Tempio della Consolazione, 1467-1517. Un libro appena pubblicato, che io non ho letto perché l'ho visto per la prima volta in vita mia, circa mezz'ora fa, entrato nel Tempio, e di cui però ho capito, parlando con l'autore, che arreca già dei nuovi contributi filologici alla conoscenza delle fasi iniziali della costruzione del Tempio. Questo per dire quanto la ricerca filologica probabilmente ancora debba fare tanto, tantissimo, per circoscrivere. Però non si può sfuggire al problema bramantesco. Ora io, per un caso, ho fatto negli ultimi tempi una riflessione che allora, quando il professor Moschini ha organizzato questo momento di incontro, mi sono permesso di chiedere al professore, amico, come anche io partecipo all'Accademia di San Luca, di poter manifestare questo pensiero. Mi stavo occupando, mi sto occupando di Raffaello Sanzio, uno dei grandi protetti del Bramante. Il prossimo anno c'è il centenario della morte di Raffaello Sanzio, che morì nel 1520, e quindi c'è il gran fervore di studio. E mi ero un po' concentrato su uno dei temi raffaelleschi più famosi, studiato da tutti, da sempre, da quando Raffaello era in vita. E il tema è quello del grande affresco di Raffaello, la scuola di Atene. Quest'opera è celeberrima. E da sempre gli storici dicono, ricordano, che Raffaello era, ho dato anche una riproduzione, un'opera talmente nota, tanto. Raffaello nel disegnare, nel dipingere un grande tempio in cui si aggirano i filosofi dell'antichità, questo affresco del Vaticano, che poi noi moderni chiamiamo la scuola di Atene, anche se questo titolo è sbagliato, non è il titolo che pensava Raffaello. Raffaello pensava semplicemente di rappresentare, fare una pittura che rappresentasse degli elementi sia dei grandi euditi sia delle persone semplici il concetto della conciliazione, della conciliazione dell'armonia scaturente dalla saggezza degli antichi. Raffaello immagina che tutti i filosofi antichi, come una specie di paradiso in cui ci si rincontrano, a prescindere da chi ha vissuto quando, dove e come,
tutte le persone che si assomigliano e si stimano si incontrano nel paradiso. In questo paradiso vede i filosofi che conversano tra loro, mentre la pittura è muta, quindi non si può sapere cosa dicono, però l'intento di Raffaello è dare l'impressione della concordia tra i sapienti, cosa impossibile, ma mito umanistico per altro. Cioè, a che cosa porta la cultura? Alla pacificazione. È vero? No, la storia ci dice per il contrario, anzi ci dice che sovente i dotti contrastano fortemente tra loro contestando le reciproche teorie scoperte, tesi, postulazioni. Quindi non sono amici, ma sovente anzi sono nemici. Tuttavia, l'idea raffaellista è che all'interno di uno spazio paradisiaco, che è appunto un tempio, non una chiesa, un tempio. Infatti noi usiamo la parola tempio quasi automaticamente, ma questa è una chiesa, cioè, è una chiesa cattolica normale, anzi addirittura un santuario, perché la chiesa è stata edificata come tante analoghe, è un evento miracoloso e salvifico, la Madonna che restituisce la vista al curatore che ha ritrovato pietosamente la sua immagine, l'ha ripulita, si è toccato il volto con quel panno con cui ha pulito la sacra immagine e recupera la vista che aveva perduta uomo, perlomeno uno per fare un'operazione. Però tutti noi automaticamente lo chiamiamo tempio, è un tempio. Anche l'immagine fisica di questa sorta di corpo spaziale che è planato sulla Terra, questa astronave metafisica, ma è la stessa immagine di Raffaello Sanzio nella scuola di Atene. I filosofi escono dal tempio, che è ovviamente un tempio laico, sono filosofi dell'antica Grecia, però quel tempio ha le forme del San Pietro di Bramante, hanno spiegato gli storici, e certamente è vero. Ma c'è, mi ha commosso una connessione che mi sembra possibile con la scuola di Atene di Raffaello e del tempio di Tui, per un motivo iniziale di dato. E noi abbiamo i documenti. Noi sappiamo che la cosa simbolica probabilmente della prima pietra del Tempio dell'Annunciato Spirito fu posta il 15 novembre del 1528. È un documento, non è una fantasia. Passa poco più di un mese e Raffaello Sanzio a Roma riceve dalle mani del Bramante il primo pagamento per l'esecuzione della fresca della scuola. Cioè, il Tempio della Consolazione di Todi è l'opera d'arte, come progetto, non appena cominciato a costruirlo, che precede a più stretta distanza la scuola di Raffaello. E chi ha chiamato Raffaello a Roma a dipingere la scuola di Atene? Bramante. Questo è certo. Tant'è vero che nella scuola di Atene Bramante era rappresentato in posizione eminentissima, stacchino per terra, esibendo la sua calvizia in modo, diciamo, che pare facesse ridere già Raffaello contemporaneo. Queste persone erano tutto sommato abbastanza bravate per aver messo un carattere non tanto facile, ma era molto disponibile agli scherzi e Raffaello non era da meno. E che Bramante sovrintenda all'esecuzione della scuola di Atene di Raffaello è certo, e sta lì, sta a chino per terra misurando e spiegando a degli allievi che lo guardano ammiratissimo, e che la scuola di Atene sia un tempio nel senso che si può applicare anche
questa chiesa, non c'è ombra di dubbio, perché nell'affresco di Raffaello, davanti a Bramante, dritto davanti a lui, tenendo in mano la sfera dell'universo, c'è Zarathustra, Zoroastro, quella divinità che viene venerata nel Tempio, non nella Chiesa. E questo non lo dico io, non lo dice Raffaello nemmeno, non lo dice Bramante, ma lo dice il grande ispiratore di tutte queste personalità, che era il filosofo Gemisto Pletone, che infatti appare nella seconda vita. Gemisto Pletone era quel filosofo greco venuto in Italia quando ci fu il concilio a Ferrara, a Firenze, per fare l'unificazione delle chiese di Occidente, che naturalmente fallì. Però la lezione di Gemisto Pletone era quella che era finito il tempo. Questo insegnò questo grande filosofo. E poi morì in Grecia, tornò in Grecia e morì centenario, pensate. Gemisto Pletone insegnava che è finita l'era delle chiese, o anche delle moschee, o anche delle sinagoghe, ed è arrivata l'epoca della edificazione del Tempio. Che cos'è il Tempio? Il Tempio è quell'edificio dove abita con noi la divinità. E questa divinità non è Cristo, non è Maometto, non è il Dio della Bibbia, degli eserciti, è la divinità che non si può conoscere, non si può nominare e che supera qualunque concezione confessionale. Questa è ciò che disse Gemisto Pletone e che Leon Battista Alberti assimilò preparando la costruzione del primo grande tempio che precede immediatamente questo come concezione, che è il tempio Malatestiano di Rimini, che non si fece mai, naturalmente. Non si fece mai, ma era pensato in questa ottica. Ora io volevo, ecco vedete questa per esempio, pensa che si vede male. Questo è il tempio di San Pancrazio di Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti, al cui pensiero, alla cui progettazione dobbiamo risalire passando attraverso la parte. Questo è il tempietto di San Pancrazio che l'Alberti disegnò e fece costruire negli anni 60 del 400. In quel tempo l'Alberti, ecco, vedete, questa è la facciata attuale del Tempio Malatestiano, ma naturalmente non dice nulla. L'unica cosa che dice del Tempio Malatestiano, che è il Pantheon del tempo moderno, come peraltro sarebbe stato anche questo, è questa immagine che voi vedete, che è una delle immagini più strane e misteriose di tutta la storia dell'arte occidentale. Si tratta di una medaglia notissima agli storici dell'architettura, studiata e ristudiata mille volte. Molto singolare, vedete, nella parte bassa è datata 1450, si legge. Fu fusa da un famoso medagliista di quei tempi che si chiama Matteo De Pasti, un nome che, diciamo, ai grandi appassionati d'arte non dice niente. In realtà questo Matteo De Pasti fu una personalità rimarchevole nell'arte del 400, miniatore, architetto, fonditore allievo, pare del Pisanello, vale a dire di uno dei più grandi medagliisti di tutti i tempi. Singolarmente l'opera di questo Matteo De Pasti è completamente perduta. Era famoso per esempio come grande miniatura e forse pittura, ma non una miniatura, una pittura certa di quest'uomo rimane. Architetto, lodato e celebratissimo,
ma se si dovesse citare un'architettura precisamente documentata da lui eseguita, non si sa. Si sa che diresse i lavori di edificazione del Tempio Malatestiano di Rimini per parecchi anni, e si suppone che questa medaglia voglia rammentare il progetto originario albertiano del Tempio. Ma che cosa si capisce confrontando con la facciata che in effetti Matteo De Pasti cominciò a costruire? Si vede, eccola qua, sapete com'è la storia del Tempio Malatestiano. Ve la riassumo in due parole perché non dobbiamo uscire dal seminato. Uno dei più grandi condottieri umanisti del 400 è Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, il grande rivale di Federico da Montefeltro, il signore di Urbino, da cui viene Bramante, da cui viene tutta la cultura urbinale che arriva, che passa anche qui e arriva a Roma. Sigismondo Pandolfo Malatesta è un personaggio più raro, raffigurato da Piero della Francesca in un memorabile ritratto dentro questa chiesa. Sigismondo Pandolfo Malatesta fu il grande protettore e sostenitore del filosofo Giannostino. Sigismondo era ateo, nel senso cattolico della parola. Seguiva la dottrina del grande maestro orientale greco, in base a cui è arrivato il tempo del superamento dei fanatismi religiosi nel nome della vera religione, che consiste semplicemente nella cognizione di Dio, che è unico, inconoscibile sia pure, ma emanatore, diciamo così, del sovrano dominio e pace dell'universo, di cui la cupola, l'immensa cupola, vedete, sarebbe stato una sorta di grande simbolo. Sigismondo a tal punto seguiva la dottrina del grande filosofo che quando apprese della morte del maestro Platone, che era venuta nella patria a Mistrano, all'antica Sparta, in Grecia, volle che le spoglie, almeno le spoglie mortali del grande filosofo, fossero portate presso di sé e collocate nel Tempio. Il Tempio non fu mai costruito, ma le spoglie ci sono. Oggi chi si reca a Rimini e visita l'antica chiesa di San Francesco, che doveva essere trasformata nel Tempio, e non lo fu mai, cioè fu un po' riadattata e poi la voglia terminata, a un certo punto vede un monumento funebre. Lì ci sono le spoglie mortali del grande filosofo. L'ispiratore, per così dire, di questa ipotesi di una struttura appunto templare, quindi a pianta centrale, che coniuga l'impossibile, il mito della conciliazione, della quadratura del cerchio, diciamo così, che assume, come dire, la quintessenza del sapere, e che si vede in certe opere illuminate. Questa è in particolare della famosa città ideale di Urbino, un quadro pure questo di cui non si sa nulla, perché si sa che sta nel museo di Urbino, ma non si sa l'autore, non si sa chi l'ha ordinato, per quale scopo, chi l'abbia fatto, quali progetti. Però una cosa è chiara, che questo edificio circolare è un tempio e non è una chiesa nel senso squisitamente cristiano cattolico del termine. Tanto è vero che il pittore che l'ha fatta rappresenta una piazza su cui il tempio plana, esattamente come la Consolazione di Tolo, in un certo senso, e copre in parte una chiesa, una tipica facciata di chiesa cristiana, che però si vede sull'altare, è coperta, perché quello che predomina nella concezione del misterioso autore, che potrebbe essere perfino lo stesso Matteo De Pasti che fece quella medaglia, o perlomeno un artista della sua scienza, già prescrive in una data che non sappiamo, perché non si sa che data abbiamo parlato, ma si pensa agli anni 60 o 70 del 400. Ebbene,
sono gli anni in cui Leo Battista Alberti pubblica il Trattato dell'architettura. Io volevo, per così, per questa consolazione, ecco un'architettura ordinata di un grande pittore ordinato fra Carnevale, ve lo faccio vedere perché alcuni storici pensano che è lui il pittore che ha dipinto la città di Arezzo Urbino, ma questo a scopo. Questo è San Biagio a Montepulciano che mi sono permesso di affiancare alla Consolazione di Todi, di cui è un poco posteriore perché la prima pietra di San Biagio progettata da Antonio da San Gallo del Vecchio e risulterebbe nel 1518, 10 anni dopo. E questo è un interno di San Biagio, è interessante confrontarlo con il nostro ed ecco la scuola di Atene. Ecco, vedete probabilmente sulla nostra destra Bramante che va a disegnare il Zoroastro accanto a lui, ma quello che è veramente molto interessante è la struttura di questo tempio. Ha rapporto davvero col progetto originario di Cola della Traora o di Bramante della Consolazione di Todi? Difficile dirlo, però è interessante un richiamo alla dottrina albertiana, quella sì, è indubbia. Ho ritrovato una bella citazione tratta da un vecchio articolo pubblicato nel 1964, pensate, in uno di quei volumi, il Festschriften, i volumi che si fanno per onorare i professori universitari che fanno impressione. All'epoca un grande storico dell'arte polacco, Jan Białostocki, scrisse un articolo in onore di un professore che andava in pensione, che si chiamava Ludwig Heidenreich, un articolo che è davvero bello, memorabile, che si chiama The Power of Beauty, il potere della bellezza, e l'utopia, l'idea of Leo Battista Alberti, che è un presentatore battista. Lo studioso ricorda il libro sesto dell'architettura di Leo Battista Alberti, dove c'è un passaggio che veramente sembra un po' il presupposto concettuale. Alberti parla delle varie modalità che un edificio debba avere per soddisfare le attese dei comuni e quindi analizza le varie categorie concettuali sulla base delle quali deve essere eretto l'edificio. Arrivato al capitolo secondo del libro sesto, uno dei brani forse più importanti di tutta la caratteristica architettonica dopo Vitruvio, Alberti analizza il concetto prima della commoditas riferito agli edifici civili e della firmitas riferito agli edifici militari. Sono concetti semplici e elementari. E Alberti dice che in realtà il scopo primario dell'edificio è quello di conferire a chi vi abita o vi entra o ne fruisce, conferire quella dimensione dello stare a proprio agio a questo mondo che ciascuno di noi non può non desiderare, dotto o ignaro, perché abitiamo lo spazio, per trarre dallo spazio il beneficio, soprattutto spirituale, ma anche pratico, che rende la vita degna di essere vissuta al suo massimo. E quindi a un certo punto Alberti dice la commoditas è fondamentale, la firmitas, peraltro legata anche ai concetti strutturali, di stabilità, di potenza, di durata del tempo. Però dice in realtà bisogna arrivare a concepire un tipo di progettazione che abbia la sua base il concetto fondamentale della velustas, cioè la bellezza. È la cosa più semplice del mondo. Dice, l'architettura ci deve rendere sicuri in qualche modo, sicuri di noi stessi, della nostra vita e delle nostre acquisizioni.
uno scrive, non c'è forse più grande sicurezza contro la violenza, la prevaricazione e l'offesa che il conseguimento della bellezza e della dignità. Questi due termini sono inscindibili e se calati in un progetto architettonico generano la bellezza. Sì, è ovvio, tuttavia questo, la civilizzazione albertiana che poi arriva è legato alla centralità del progetto in sé per sé, non necessariamente alla sola piazza centrale, ma alla centralità del concetto architettonico. Ora, l'impressione è che la consolazione di Toni viene creata sulla base di quella transizione dall'idea della Chiesa a quella del Tempio, che nella dottrina albertiana avanza. E in effetti nessuno si sognerebbe di chiamare Chiesa la finta architettura dipinta da Raffaello per ambientare i filosofi. Quello è un tempio tra l'altro veramente spaziale, perché si vede il cielo in alto e in fondo, come se quell'architettura fosse planata nel cielo e dal cielo. È qualche cosa di analogo, cioè indipendente anche dal progetto della Costituzione. Allora, che dire? Semplicemente questo, mi ha molto commosso il fatto che Raffaello, chiamato da Bramante a Roma, proprio mentre sta avvenendo, perché Raffaello era a Perugia, era in Umbria, non è affatto impensabile che Bramante gli abbia detto passa, va a vedere, passa per tutto e poi arriva. E probabilmente così è stato. Così l'ultima cosa che Raffaello vede sulla strada per arrivare a Roma è il progetto e la prima pietra della consolazione di Toni. Questa, per noi storici dell'arte, è una grande consolazione, perché ci fa pensare che dentro a questo affresco enciclopedico viabile c'è anche quel momento progettuale. Come ci sia esattamente non si può sapere, però la suggestione, diciamo, era molto forte. E quindi, autorizzato dal professor Boschini, ho desiderato manifestare questo pensiero. Detto questo, cari amici, avendo dovuto poi assumere un impegno questa sera a Roma, io maleducatamente mi devo congedare dagli amici relatori e da voi tutti. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Disegni, vorrei provare anche ad evocare dei disegni, mi sembra una cosa interessante, disegnare col pensiero.
pensiero è una bella cosa. Però io riprenderò il suo pensiero e chiedo scusa agli nostri relatori se io sono giornalista di redattore, quindi sono meno rigoroso verso la storia, mi perdonerete. Vorrei però, mi ha fatto in mente un'idea, mi sono strinati e poi sosterrò invece una tesi che è più verosimile, più vicina alle mie competenze. E la cosa che, se vogliamo lavorare un po' anche così di suggestioni, mi è tornata in mente la famosa cena che voi conoscete benissimo, tutti i nostri interlocutori questa sera conoscono perfettamente, di cui parla Giovan Battista Caporale. Siamo proprio nel 1508, a primavera del 1508, a novembre c'è questa famosa posa della prima pietra. C'è una cena, e non queste cose anche in antico, a Roma, a casa di Bramante. Bramante in quel momento ha 64 anni. E questa cena ce lo racconta Giovan Battista Caporale, sono quasi tutti perugini dell'ambiente perugino, andiamo un po' di Piero della Francesca, comunque di una certa cerchia, sono presenti Perugino, che in quel momento ha 60 anni, è presente Luca Signorelli, che ha 58 anni, è presente Pitturicchio, che ha 56 anni, ed è presente come segretario in qualche modo, che poi racconterà il suo commento a Vitruvio, Giovan Battista Caporale, che ha 33 anni, Giovan Battista Caporale che sarà il maestro di Galeazzo Alessi, e questo già forse qualche... Sono tutti personaggi molto legati all'idea del modello della pianta centrale. Allora, chissà se hanno parlato di questo progetto studente. E Bramante, d'altra parte, se non erro, adesso su questo mi sono preparato, quindi, e comunque veniva da era legato alla pianta centrale a favore di un altro sviluppo. Chissà se in qualche modo il suo pensiero ha pensato di incarnarlo insieme a loro, che tutti avevano ritratto chiese a pianta centrale, spesso e volentieri, perché lo fa molte volte. È anche curioso che nel 1508, fatto proprio l'anno in cui la congregazione, se non erro, acquisisce la Torre Caetano, che noi andremo poi più tardi, siamo stati per noi. La cosa interessante, come collegamento, è che una delle poche chiese con cinque cupole che poi viene effettivamente realizzata non è mai stata modificata, la fa Galeazzo Alessi a Genova. Ma questo ruolo c'è in era, perché Giovan Battista Caporale è un personaggio che è stato troppo poco studiato. Sono tanti personaggi di questo tipo in Italia che meriterebbero maggiori approfondimenti. Mi incuriosisce molto perché, se voi andate a vedere la pianta di Carignani dell'Alessi, è veramente un cesello che ha molto apparentata con i disegni, con i pensieri di Bramante per San Pietro, che è quello che stava lavorando in quel momento. E mi piacerebbe molto approfondire questo aspetto, anche perché la storia dell'Alessi poi si sviluppa in questa direzione anche in Umbria. Io avrei presentato una serie di libri, ma li voglio raccontare, che riguardano molto le chiese rotonde, centrali, ovali, perché è avvenuto a un certo punto che in una ricerca prima, una volta ci finanziavano, sono stato coinvolto, è difficilissimo anche per voi vincere un allotto, specie per noi della nostra area, del nostro settore. C'è stato questo progetto prima e sono stato coinvolto in una ricerca sulle rotonde d'Italia e noi abbiamo rilevato la chiesa a terra, ma soprattutto il tempio di San, chiesa di San Michele Arcangelo. Questa cosa mi ha molto incuriosito, io non sono né uno storico della pietra né tanto meno dell'arte, ma sono curioso, curioso. E siccome con la mia equipe noi siamo molto impegnati a fare censimenti dell'Umbria Alta, che è la seconda parte, poi tra poco finisco, vorrei sensibilizzare. E cioè noi pensiamo che è venuto il momento di farla finita con un'Umbria che è veicolata sempre soltanto come porta al testo del Medioevo, non entro nel fatto culinario, ma dal punto di vista storico-artistico abbiamo tante cose, forse questo tempio che siamo adesso è proprio il landmark, però non è l'unico. Abbiamo fatto censimenti, usando il suo Moschini recentemente nel conto del MIBAC, sulle architetture recenti, dal 51-18, sul carico a presenza del Consiglio dei Monumenti ai caduti a Prima Guerra Mondiale e molte altre cose, sempre altre, sempre diverse. Poi ci metto in mente di fare quello che ci invita a fare Umberto Eco, una lista non pratica ma poetica. Allora, umilmente, da rilevatori, da catalogatori, abbiamo cominciato a vedere, prima
prima si citava la medaglia di Matteo De Pasti, c'è un'altra con l'occhio albertiano alato che vede le cose, che ci insegna che la modernità sta nel guardare e vedere le cose e studiarle. Ne abbiamo catalogate 50, io non so se noi abbiamo coscienza che ci sono 50 fra rotonde, alcune, molte chiesa pianta centrale e alcune piante chiesa pianta ovale. Sono tante, le abbiamo censite, alcune le abbiamo rilevate, per esempio c'è una chiesa di Santa Maria a Massima Altana, il santuario di Mongiovino di Rocco da Vicenza, sono sentenze da tutte nel 500, la stupefacente chiesa della Reggia dove si incrocia Dante con Alessio, conoscete quella sorta di piccolo grattacielo stupefacente, un pezzo straordinario, però quasi nessuno lo riconosce. Ecco, noi ci stiamo prefiggendo questo lavoro di base per gli storici e stiamo riscontrando dei risultati veramente molto molto interessanti. Io vorrei concludere in questa sede con un invito, però siamo a Toni. Questa città ha avuto il coraggio, città medievale, insomma, Richard Levine ci ha ricordato la città ideale qui negli anni 70, proprio di fatto in un certo modo, ma a un certo punto c'è questo landmark pazzesco, alto, tra virgolette. Avevano coraggio, non avevano paura della contemporaneità. Allora io vorrei ricordare di Pietro Duderte, che degnamente ho fatto insegnante, direttore dell'Accademia Belle Arti. A un certo punto l'amministrazione di Todi ci chiede di fare un progetto per l'area urbana della piazza. Forse Bramante aveva guardato quei modelli pittorici di Perugino, di Pinturicchio, si erano alimentati a vicenda. Nel fare questo area urbana, certo noi non ci siamo ispirati alla cultura della banchina e del lampione, non si aspettava, l'Accademia Belle Arti. Abbiamo coinvolto un giovane docente, Marco Williams Fagioli, che vive a Todi e che sanno, ma già ha vinto a 40 anni, già ha vinto due volte il compasso d'oro. Lui si è ispirato a delle forme fluide e insieme abbiamo immaginato degli arredi per la piazza. Sono stati rigettati. Fortunatamente sono stati recuperati dalla Regione Umbra e quest'anno li abbiamo presentati al Fuori Salone con un grande successo di pubblico e poi sono stati portati dovunque comunque in giro per l'Italia. Io non dico questo per prendere a pretesto questa serata, soltanto per dire che il nodo, ecco perché la nostra ricerca poetica, la lista delle cose altre, per cui non è soltanto un ma tante cose, ma tanto rinascimento, tanto barocco, ma tanto 800 e anche tanto 900, perché tu Bazzotti lo sa che questi censimenti, uno dei tanti, li abbiamo fatti insieme sulle architetture pittoriche, che sono moltissime, grandi interessi, ma fino a quando tu non le metti in lista, fa il censimento, noi non le vediamo perché le tendiamo a vedere solo altre cose. E dico questo perché credo sia venuto il momento che tutti quanti qui in Umbria spezziamo una lancia a favore della contemporaneità nel mondo dell'arte, oramai lo si fa, credo sia venuto il momento anche nel mondo dell'architettura, anche dal punto di vista di cominciare a valorizzare anche a livello turistico cose che fino a questo momento non vengono minimamente veicolate. Ultimissima cosa. I rilievi sono importanti, prima parlavate dei rilievi 3D, fatti con laser scanner. C'è una chiesa a Gubbio, la Madonna del Prato, esiste un disegno a Vienna, la Biblioteca Albertina, dove è un disegno autografo di Borro, che è fatto per la chiesa che si fa Gubbio, simile alla chiesa di San Carlo e Padre Fontane a Roma. Si è sempre immaginato, è vero o non è vero, che esiste intanto un modo. Abbiamo fatto il rilievo di entrambe e solo con la tecnologia 3D, ecco quando la tecnologia serve, non è pretestuosa, non è eccessiva, è stato possibile compenetrarla fisicamente e vedere per la prima volta veramente tridimensionalmente lo scarto di pochi centimetri sia in pianta che in sezione, che in prospetto, a livello della cupola fin quando è relativo con Borromini e quant'altro. È venuto il momento in cui noi ci apriamo alla contemporaneità e cominciamo a pensare con facendo queste liste chiese, non necessariamente medievali, altre, che noi abbiamo dei tesori pazzeschi di cui non ci rendiamo conto.
ripeto, 50 millisecondi. Io non credo che tutti gli umbri, gli studiosi probabilmente sì, io non credo che tutti gli umbri abbiamo sentori, e noi abbiamo 50 bellissime chiese a piante centrali della nostra terra. In genere pensiamo diversamente. Grazie di avermi dato l'occasione di rivisitare un lavoro di tantissimi anni fa, un lavoro che leggendo, perché non ricordavo più neanche tante cose che avevamo discusso e poi messo in questa monografia del gruppo che era stato coordinato da Arnaldo Bruschi, e l'ho riguardato, l'ho riletto con interesse, mi sembra ancora estremamente attuale. Quello che volevo fare questa sera è raccontare quelle che sono state, diciamo così, i metodi di studio utilizzati da questo gruppo coordinato da Bruschi per la consolazione, quali sono le conclusioni cui eravamo arrivati. Volevo iniziare con una citazione appunto da Arnaldo Bruschi, che nella consolazione scrive: appare il tipo per eccellenza esemplare di chiesa ideale dell'età dell'umanesimo, un modello ancora più significativo non soltanto di San Pietro in Montorio o di San Pietro di Bramanti, ma fino anche di tanti altri edifici che lui cita, e che sono secondo lui paragonabili alla chiesa di Todi, ma quest'ultima, cito, sembra incarnare nel modo più persuasivo un'immagine perentoria, facilmente memorizzabile, il concetto stesso di tempo ideale del Rinascimento, nella sua espressione più chiara ed insieme ricca di valori e di significati. Una superba concretizzazione del programma umanistico del Tempio. In realtà, come vedevo nel fare questo studio, questa ricerca, coesistono in questo Tempio tutta una serie di singolarità, sgrammaticature, a volte addirittura quelle che possono sembrare rispetto a quella che è una teoria architettonica del Rinascimento, addirittura degli errori. In realtà, come avviene per esempio con il tempietto di San Pietro in Montorio, che è stato eletto quasi a icona del Rinascimento, anche a costo di emendarne alcune difficoltà, come le chiama Pietro Cataneo negli anni 70 nel suo trattato. In realtà questo tempietto è pieno di una serie di elementi, di distorsioni rispetto a questa centralità e a questa idea di perfezione, che gli stessi contemporanei cercano, sentono l'esigenza addirittura di cambiarlo, di emendarlo. Lì vi ho messo in questo punto il rilievo del tempietto e accanto una metà di un disegno di Giuliano da San Gallo, che in realtà in qualche modo corregge degli elementi. C'è una discrepanza tra la distribuzione degli ordini architettonici tra l'esterno e l'interno del tempietto, che Giuliano da San Gallo corregge rimettendoli in linea. Oppure c'è il famoso problema della porta, vedete qui, della porta principale, che taglia le paraste troppo strette, troppo ravvicinate del tamburo, elemento che viene appunto notato, scusate, da Pietro Cataneo, lo vedete in quel disegnino lì in basso, vi faccio andare questo disegnino qui in basso, che lo considera un errore. Cioè c'è tutto un tentativo da parte dei contemporanei e dei personaggi immediatamente successivi a Bramante di correggere tutta una serie di elementi che si discostavano da quella idea di perfezione, come in qualche modo il tempietto viene ridotto. Una cosa analoga, secondo me, esiste e succede con la Consolazione di Todi. In realtà tutta una serie di quelli che hanno un titolo chiamato i disordini sono invece la testimonianza tangibile di una serie di stratificazioni storiche, di idee progettuali diverse che si stratificano l'una sull'altra e nello stesso tempo danno l'idea di una complessità di lavoro di diversi artisti che collaborano, a volte non si integrano neanche tra di loro perfettamente, e permettono di costruire una storia complessa, di tracciare la storia complessa di vari progetti che con diverse idee si sovrappongono nel corso del tempo e restituiscono di questo edificio una unicità che va ben oltre questa sua schematizzazione e riduzione a simbolo del Tempio del Rinascimento. Come vi dicevo e come hanno accennato
Moschini, e molti anni fa ho avuto la fortuna di partecipare appunto a questo gruppo di lavoro con Armando Bruschi, coordinato da Armando Bruschi, eravamo tantissime persone, storici dell'arte, architetti, storici dell'architettura, e tutti insieme la prima cosa che facevamo fu venire qui a Todi e guardare da vicino, veramente misurare proprio con gli occhi, il monumento, riguardando appunto questo edificio e nello stesso tempo riguardando la storia che noi abbiamo scritto in questa monografia, ho ricordato quelli che sono gli elementi importanti di un metodo che aveva Arnaldo Bruschi nella sua ricerca, un metodo di lavoro che era attento più a chiedersi, a formulare le domande piuttosto che a cercare delle perentorie risposte, un metodo sempre che guardava sempre verso il dubbio, capace anche di smantellare delle visioni consolidate e cercare quelle che potevano essere invece delle nuove interpretazioni. In questa occasione cercherò di vedere un pochino, di ripercorrere quelle che sono state le tappe di questa ricerca. Allora, l'osservazione diretta della fabbrica. L'osservazione diretta della fabbrica ci ha portato a notare tutta una serie di disordini, appunto, di elementi che in qualche modo potevano contravvenire ad una idea di tempio perfetto e preciso. Una serie di deviazioni rispetto a quella normalizzazione linguistica che in qualche modo si andava invece piano piano costruendo, soprattutto nei primi decenni del Rinascimento. Il 17 marzo del 1509, con la posa della prima pietra, iniziano i lavori dalla tribuna nord, quella che vedete disegnata in rosso in questo rilievo. La tribuna nord, che è una tribuna a forma un pochino più che semicircolare. Forse non a caso cominciata priva di ordini, vedete in basso a destra il modello, una freccia indica la parte inferiore di questa tribuna che non aveva ordini architettonici. Quelli che vedete adesso sono stati aggiunti in un restauro del Novecento, se non ricordo male, quando furono smantellati i due corpi laterali e si pensò di restituire l'edificio ad una sua forma, diciamo così, originaria. Successivamente siamo nel 20 maggio 1509, viene affidata a Nicola di Caprarola, cito, la costruzione di duas alias tribunas ad similitudine et altitudinis alterius tribune, qui fatta est, cioè viene incaricato questo personaggio di costruire altre due tribune a similitudine della prima, cioè probabilmente dovevano avere anche questa una forma semicircolare. Non sappiamo cioè se questo impianto che viene costruito è un impianto tricolmo con un corpo longitudinale, come per esempio avviene per il San Bernardino Rodino di Francesco Di Giorgio, o se dovesse essere fin da questo momento un quadricolmo. Fatto sta che con ogni probabilità le tre o quattro tribune dovevano essere tutte uguali e tutte semicircolari, e questo è testimoniato anche da una serie di osservazioni che noi facevamo immediatamente arrivati a Todi, quando ci rendemmo conto anzitutto che alcuni elementi della tribuna est, cioè quella questa qui all'esterno, avevano delle parti, pezzetti di trapeazione curvilinee invece che rettilinee, la tribuna è poligonale, e sembravano delle parti messe in opera, cioè costruite, progettate per un progetto diverso e poi comunque rimesse in opera, perché tanto comunque non si notava tanto. E poi indicata con la freccia, vi faccio vedere, c'è una parasta che è liscia, piana, non è piegata come sono piegate invece tutte le paraste delle absidi poligonali. Probabilmente appunto era stata iniziata anche questa seconda tribuna con un impianto circolare che poi invece non viene portato avanti. Le tribune di questo ipotetico primo progetto di Crococola di Caprarola dovevano essere nello stesso tempo connesse da uno spigolo, vedete qui nella piantina, uno spigolo
occhio, la parte esterna, è un pilone che ha un andamento ad angolo ottuso, fa parte di un esagono in parte di una pratica, ma questo pilone esterno non coincide bene con il pilone interno. Il pilone interno, lo vedete bene anche qui guardandolo, è fatto da due paraste e in mezzo c'è uno spigolo. Questo spigolo ha gli stessi elementi architettonici, vedete, una sorta di capitello, una trapezione delle due paraste che lo affiancano, ma mentre le due paraste che lo affiancano continuano nei due grandi arconi che sostengono la cupola, questo muore senza nessuna continuazione. Qui ho segnato in rosso una specie di linea tratteggiata che potrebbe essere, come suggeriva, l'ipotesi di una iniziale copertura che non era cupola ma forse addirittura volta a crociera, e questo darebbe ragione di questo spigolo che altrimenti non rientra tanto nella logica di questa costruzione. Le tribune di questo ipotetico primo progetto dovevano quindi essere rotonde, non poligonali come invece sono adesso. Quindi ho messo vicino alla pianta un disegno di Leonardo che fa vedere invece un edificio molto più, tra virgolette, semplice dal punto di vista progettuale, perché è un cubo perfetto con quattro absidi semicircolari. Vedete che questo pilone, molto semplicemente un pilone quadrangolare, una specie di quadrato, molto più semplice di quel pilone invece diagonale che vediamo caratteristico della Consolazione di Todi, e noi cercheremo poi di vedere il significato. Le tribune sono costituite quindi su un disegno di un dodecagono di cui erano formati cinque lati, e i piloni invece sono semplicemente degli esagoni. Anche la definizione degli ordini architettonici che regolano l'interno e l'esterno di questa Consolazione di Todi presentano una serie di stranezze e di problemi, e sono molto, diciamo così, lontane da quella normativa degli ordini architettonici che si andava piano piano costituendo e che finirà, diciamo così, adesso con l'essere in qualche modo messa a punto anche dal punto di vista dell'immagine da Sebastiano Serio nel suo trattato del primo quarto del 1537, con la famosa tavola sinottica degli ordini. Questi sono gli ordini in toscano, dorico, ionico, corinzio e composito, vanno dal più tozzo al più snello, dal più semplice al più ornato, e questa è la regola degli ordini architettonici. Nella Consolazione vedremo che le cose non stanno esattamente in questo modo. Anzitutto, come vedete da questa immagine, le quote degli ordini architettonici dell'interno e dell'esterno, questo è un rilievo che è il modo di fare appunto in quel periodo, le quote tra gli ordini architettonici interni ed esterni non corrispondono, sono abbastanza diverse. Penso che sia evidente, per esempio vedete l'ordine inferiore ha una trapezione molto più bassa di quella dell'ordine inferiore esterno, cioè non c'è una corrispondenza. Nello stesso tempo c'è una sorta di linguaggio diverso, all'esterno c'è una varietà, se vedete quei capitelli, quei sei capitelli dell'esterno, sono capitelli di tipo corinzieggiante, composito, molto esuberanti come inventiva, e corrispondono, che ho messo lì vicino, un disegno del codice barberiniano di Giuliano da San Gallo, in cui c'è un repertorio di capitelli presi dall'antico o inventati sulla scorta dell'antico, e corrispondono appunto a un gusto ancora tanto quattrocentesco per questa varietà, per questa infinita possibilità di attingere a quello che è il serbatoio delle antichità. All'interno c'è una scelta completamente diversa, la scelta di tre tipi soltanto che definiscono tutte le partizioni architettoniche: l'ordine maggiore che vedete qui a sinistra e i due ordini minori che potremmo così a occhio e croce definire dei due ordini ionici, ma andremo più avanti. E qua vediamo com'è organizzato l'interno. Abbiamo un grande ordine che è quello delle paraste su cui si impostano poi gli arconi che sostengono la cupola, che è l'ordine principale. Questo ordine principale che definisce il cubo su cui si imposta la cupola inquadra due ordinanze minori, una al piano inferiore e una
piano superiore apparentemente simili. Quella del piano inferiore ha una traversione che, se voi guardate, si interrompe all'altezza degli angoli e quindi sembra passare dietro il grande ordine architettonico maggiore. A sua volta inquadra un secondo sottosistema che è quello costituito, vedete, dalle cornici di imposta degli archi, vedete, delle nicchie. Queste cornici di imposta degli archi delle nicchie, sostenute da alcuni dati imbritti, continuano anche questi dietro l'ordine ionico e costituiscono anche questo una sorta di piano arretrato. La cosa strana è che questo sistema continua nella tribuna nord e nello stesso tempo si interrompe nei punti adiacenti ai grandi piloni, perché sopra questa cornice di posta non c'è un arco, c'è un vuoto, e anche questa è una cosa abbastanza strana. Questo sottosistema non prosegue nell'ordine superiore, ma vi volevo far rivedere appunto come non corrisponda nell'ordine superiore, perché nell'ordine superiore non c'è questo sottosistema che passa dietro le paraste. Inoltre c'è un fatto abbastanza singolare: nell'ordine superiore abbiamo delle paraste che sono terminate da una trabeazione che è la stessa trabeazione delle grandi paraste. Abbiamo cioè due ordini diversi, sia per proporzione, sia per dimensione, sia per morfologia dei capitelli, che però sottostanno alla stessa trabeazione, e questa è una cosa abbastanza sgrammaticata. Allo stesso tempo la trabeazione, vedete, dell'ordine maggiore, grazie a questa continuità, non riprende questo passaggio dietro le paraste che c'è nell'ordine minore, quindi nega questa gerarchia dei piani e degli spazi che invece nell'ordine inferiore è estremamente evidente. Ecco, vediamo quali sono questi ordini. Qui abbiamo uno schema delle ordinanze interne, vediamo queste grandi paraste che hanno un capitello che potremmo definire dorico, e queste piccole paraste di sottoordini che hanno due capitelli molto simili, che ci sembrano dei capitelli ionici. Le proporzioni però sono abbastanza strane, sono tutto, diciamo così, lontane da quelle proporzioni canoniche che nella tavola, per esempio, di Sebastiano Serio vengono in qualche modo fissate una volta per tutte. E soprattutto i due ordini apparentemente uguali, i due ionici, sono molto piccoli, l'altro molto alto, e anche questa è una cosa abbastanza strana. A questo punto parliamo del modello. Il modello che è almeno un modo di così osservare, poi diciamo così sottoposto al restauro, poi mostrato in alcune mostre importanti, come la mostra sui modelli di architettura che venne fatta alcuni anni dopo. Il modello nella visita del 1574 viene definito Aperito Architetto Bramante, cioè viene attribuito a Bramante, mentre nel 1584 abbiamo un pagamento per un modello della cupola da Farsi. Siamo quindi probabilmente di fronte a un modello costituito da due pezzi: la parte inferiore, che è quella che riguarda il progetto che viene in questo documento attribuito a Bramante, e una parte superiore che invece riguarda la cupola che viene costruita molto tempo dopo. Ma la cosa più importante fu, che ho messo in alto a sinistra una fotografia, non so se si riesce a vedere, ci sono io che cerco di entrare, alla fine ci sono anche riuscita dopo lunghe contorsioni, dentro il modello. Avevamo levato la cupola perché era smontabile, ci siamo accorti che era possibile smontarla per l'appunto, una specie di coperchio, e io, essendo una persona curiosa, sono entrata dentro questo modello. Sono lì insieme al professor Bruschi, sto lì per tuffare dentro questo oggetto. La cosa che trovavo, che fu estremamente importante per la nostra, diciamo così, ricerca, fu il fatto che questo modello si basava su una pianta, vedete a sinistra Olimpia Zander fece il rilievo poi di questa pianta e la restituì praticamente. C'è una pianta molto precisa, molto perfetta, incisa dentro il modello stesso. Il modello era costituito da questa grande lastra lagunare che però era incernierata in mezzo, era costituita da due metà, si poteva piegare forse per poterla riportare
con maggiore facilità, perché era piuttosto grande. Ma la cosa più importante era che c'era ben incisa una scala metrica in palmi romani. Ora, trovare una scala metrica in palmi romani a Todi ci fece subito pensare a qualche cosa di interessante, cioè alla possibilità che ci fosse inciso su questa pianta un modello che veniva da Roma. Un modello che veniva da Roma e che probabilmente era stato disegnato su questa pianta che poteva essere piegata e trasportata. In più c'era un anello su un bordo per cui questa pianta poteva anche essere appesa, aperta e costituire una base progettuale. Cosa che non avviene,
vi è una sorta di, come dire, tutto l'edificio, l'alternanza degli elementi riguarda l'intero edificio, per cui una volta in asse sulla porta si trova il timpano triangolare, una volta si trova il lineo, cioè l'architetto che ha pensato a questo oggetto non ha tanto guardato alla singola, al singolo elemento volumetrico rispetto al quale rispettare la simmetria, ma ha guardato alla fluidità e alla continuità degli elementi. Fluidità e continuità degli elementi e delle murature, tant'è vero che se voi guardate sugli spigoli, vedete, le paraste non ci sono, ma voler in qualche modo mantenere una continuità del muro dietro questi ordini architettonici che lo articolano. Un altro elemento importante, appunto, quello del pilone diagonale che abbiamo visto prima, non tanto corrisponde a quello che è il pilone interno, e abbiamo visto che nel modello il pilone interno era tagliato. Immaginiamo un taglio analogo in questo edificio, che allora ci riporta a tanti progetti di Bramante, il grande progetto per il San Pietro, o vediamo anche qui la pianta nella chiesa di San Biagio, o ancora il... quest'altro edificio qui. Comunque questa soluzione bramantesca molto importante, che da un certo momento in poi si... questa grande invenzione bramantesca del taglio obliquo dei piloni, che poi diventa una cifra ripetuta un po' da tutti quanti. Lo vediamo per esempio nella Cappella Chigi di Raffaello, nel Sant'Eligio degli Orefici, nella Sant'Egidio Celere di Antonio da San Gallo il Giovane, e Bruschi notava che questo disegno che vedete qui degli Uffizi 731 di Antonio da San Gallo il Giovane è un disegno molto interessante, perché la pianta della Consolazione di Todi, che sta in basso, riprodotta così com'è, cioè con lo spigolo, diciamo così, vivo e non tagliato, si aggiungono invece degli studi, lo spigolo è tagliato quasi a voler correggere questa inesattezza, questo, diciamo così, questa deviazione da quella che poteva essere un progetto ideale bramantesco della chiesa stessa. Cominciamo a vedere anche come funzionano gli ordini architettonici. Abbiamo detto che questi ordini architettonici non funzionano tanto dal punto di vista delle proporzioni. Guardate i due ordini dorici, uno molto basso, l'altro altissimo. Forse chi ha costruito questa chiesa è stato in qualche modo così, ha voluto mettere in relazione la grande cornice interna con quella esterna, e quindi sfalsando un pochino tutte quelle che erano le misure dell'interno. Se noi invece riproporzioniamo, così come è fatto il modello, la chiesa, otteniamo qualcosa di molto più logico, otteniamo due ordini uguali tra di loro, otteniamo una proporzione interna di uno comunque larghezza e altezza delle paraste identiche, e nello stesso tempo le calotte interne, vedete che scendono un pochino di altezza, sarebbero contraffortate molto meglio rispetto a quella che è la struttura attuale. Per mettere in relazione poi l'ordine esterno, l'ordine, scusate, maggiore, cioè questo ordine delle grandi paraste, l'ordine minore, evitando di far correre su tutte e due la stessa trapezione, che è un qualche cosa di abbastanza scorretto, ebbene le ipotesi possibili erano tante. Qui abbiamo un disegno di Giuliano da San Gallo che guarda proprio a questa soluzione che viene portata in un edificio antico, le Terme di Caracalla, in cui vedete c'è un grande ordine maggiore, un ordine minore, in cui l'ordine minore e la sua trapezione è un pezzettino di quella dell'ordine maggiore, cioè molto ben risolto con grande raffinatezza questo problema. Oppure vediamo come nel Belvedere Vaticano, probabilmente secondo il progetto di Bramante, veniva risolto un problema inserendo una sorta di targa tra un ordine e l'altro, cosa che farà per esempio Vignola nel cortile di Villa Giulia. Cioè c'erano tanti modi per risolvere questo problema, ma erano modi che richiedevano un'attenzione all'antico e una capacità di leggere gli ordini architettonici molto raffinata e avanzata. Poteva essere usato anche un altro sistema, cioè utilizzando nelle grandi
contraste non nel proprio ordine architettonico, ma quelli che vengono chiamati gli ordini sintetici, che usa per esempio Bramante, lo vediamo qui nel codice di Santa Maria del Popolo, lo usa anche Raffaello nella loggia di Villa Madama, ma cioè utilizzando le modanature, diciamo così, della tradizione dell'ordine minore come capitello dell'ordine maggiore, e questo avrebbe permesso di risolvere il problema in maniera molto più raffinata. Chi ha costruito invece questo edificio ha pensato forse di mettere in relazione l'interno con l'esterno, rialzando completamente l'ordine e utilizzando un ordine completo. Che ordini sono? Rispetto a quella che è la teoria degli ordini architettonici, è difficile dirlo. La grande parasta ha un capitello che potremmo definire dorico, anche se la tradizione dorica non è un dorico, che è preso da un edificio antico, la Basilica Emilia, un edificio disegnato moltissimo da tutti i vari architetti di questo periodo, anche se, diciamo così, aumentato nella parte ornamentale da tutta una serie di elementi, elementi che ritroviamo in tanti ordini dorici, protodorici, un capitello dorici, protodorici del 1400. Vediamo qui un dettaglio del convito di Erode, Leon Battista Alberti al Palazzo Rucellai, Bernardo Rossellino a Pienza, il cortile del Palazzo Ducale di Urbino, Giuliano da San Gallo a Savona e a Firenze, cioè un ordine ripreso, diciamo così, dalla Basilica Emilia, ma con aggiunte soprattutto questo collarino scanalato e rudentato. I due capitelli cosiddetti ionici di questi altri due ordini sono apparentemente simili, ma simili in realtà non sono, perché quello inferiore, vedete, ha un collarino rudentato molto più basso e quello superiore ha un, è più alto e nello stesso tempo presenta un abaco curvato con un fiore in mezzo. Francesco Di Giorgio, nel codice Magliavecchiano, fa vedere quali sono secondo lui gli ordini architettonici. E questi capitelli che voi vedete, li chiama dorico e ionico, oppure se sono uguali tra di loro. Non era attento alla morfologia, Francesco Di Giorgio era attento alla proporzione, chiama ionico un capitello alto, dorico un capitello basso, così come chiama ionica una colonna più slanciata e dorica una colonna più contratta. È attento alle proporzioni, non alle morfologie, e nello stesso tempo definisce il capitello corinzio un capitello che è incurvato e con un fiore in mezzo. Possiamo quindi immaginare che coloro che hanno in qualche modo messo in opera un progetto molto raffinato e molto complicato che veniva da Roma, di cui avevano una pianta perfetta, ma forse non gli esempi alzati, capiscono secondo quella che è la loro cultura, che fa riferimento al 400, a personaggi come Fra Francesco Di Giorgio, e mettono in opera questo stranissimo elemento che vediamo all'interno. Volevo concludere parlando del problema dell'autografia, della paternità, e questo è un problema che Armando Bruschi ha molto spesso studiato, mettendo in, rilevando come soprattutto nei grandi quartieri del fine 400, inizi 500, sia difficile parlare di un architetto e sia nello stesso tempo fuorviante cercare di trovare l'architetto in quelli che sono nominati come tali, come architetti nei documenti. Questi sono personaggi che fanno il cantiere, che mettono in opera il disegno che alcuni intellettuali possono aver dato. Non troveremo mai il nome nei documenti di un Bramante o di un Leon Battista Alberti. Addirittura nelle ultime pubblicazioni che ha fatto che ha messo in dubbio l'attribuzione a Luciano Laurana del famoso cortile di Urbino, pensando a Laurana appunto come uno di questi tecnici, artisti, esperti, capaci di mettere in opera un progetto, un'idea, capaci di risolvere quelli che sono i problemi che tutti i giorni potevano intervenire all'interno di un cantiere, ma che diciamo in qualche modo rispondevano all'idea di un committente molto spesso guidato da un artista intellettuale di alto livello. In questo caso gli faceva il nome soprattutto per la soluzione angolare di Leon Battista Alberti. Concludo appunto dicendo che Bernardo Bruschi dice che Cola di Caprarola, personaggio sicuramente citato nei documenti, importante come Ambrogio da Milano, responsabile di gran parte delle ornamentazioni,
sicuramente personaggi importanti, ma non capaci di inventare quello splendido progetto che abbiamo in qualche modo cercato di descrivere, che qui viene rappresentato in uno schizzo che probabilmente viene in qualche modo interpretato e restituito con una serie di quelli che io ho chiamato disordini rispetto a quella che doveva essere l'idea iniziale. Grazie. La sfera in realtà esiste, la perfezione
dimensione sferica viene semplicemente proiettata in alto e viene interpretata dalla presenza di una cupola, di una calotta, è quella che vedete sopra le vostre teste, al quale si è arrivati dopo vicende costruttive molto molto complesse. Quello che si struttura quindi come edificio a pianta centrale è un organismo cruciforme, cupolato, in cui la sfera è la cupola, sta in cielo, non sta in terra. La ragione è molto semplice. Come dicevo, la religiosità di Alberti è un po' particolare, una religiosità di tipo sociale, un po' non la chiameremo teosofica, e c'è stato anche chi l'ha definita un po' superficiale. La religiosità cristiana è un'altra cosa. In un edificio milanese, questo oggi si chiama Santi Apostoli, una volta si chiamava San Lazzaro, si trovava un'antica epigrafe che si attribuiva per tradizione addirittura a Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è molto esplicito: la forma del tempio è la forma della croce, è la forma che deve rappresentare la vittoria del Cristo. E in effetti a Milano, come vedete, gli edifici sono tutti cruciformi, non ci sono templi tondi. I templi tondi appartengono all'antichità, sono le Tolo e i Periptere, non ci sono nella cristianità. E questi edifici quattrocenteschi assumono questa tradizione che tutti noi conosciamo, perché le chiese da che monte l'hanno sempre avuto nel loro impianto il segno della croce, ciò che ci costringe inevitabilmente a un confronto di questo tipo. Un confronto tra una idea, un antropomorfismo di tipo puramente geometrico e proporzionale, che è quello che ha ripreso vita in età umanistica, e un antropomorfismo che porta il segno della croce, che è invece di origine alto e basso medievale, più intrinsecamente cristiano. Quello che vedete alla sinistra, non so se si vede qualcosa nel mio schermo, è uno dei tanti calligrammi di Rapano Mauro, un'opera addirittura del 1000 dell'Autobus Sante Crucis, nel quale adesso non so. Queste sono tutte lettere, sono parole, una scritta, sono tutte pagine scritte all'interno dei quali, delle quali è sempre riportato il segno della croce. Questo ricorda il rapporto tra cerchio e croce a un livello simbolico completamente diverso. Perché sono parole? Beh, le parole d'inizio del Vangelo di Giovanni sono esplicite, l'evento, logos, l'inizio è vero. Il cristianesimo e l'ebraismo sono parola, non sono forma. E su schemi del genere, che possono essere, se sempre la mano mano, facilmente geometrizzati e resi astratti, schemi di questo genere, quantomeno a livello inconsapevole ancestrale, rimangono anche nel Rinascimento, anche nella fase umanistica. Qui vediamo l'opera di un bizzarro contemporaneo di Leopoldo Battista Alberti, si chiamava Antonio Berlino, detto il Filarete, ha scritto un trattato di architettura che era la descrizione di una città reale che si chiamava Sforzinda. In questa Sforzinda tutti gli edifici, per la verità non solo i templi, bisogna essere onesti, hanno una forma cruciforme che ricorda i calligrammi di Rapano Mauro, cioè croce, e poi ci sono degli spazi residui sulle diagonali, qui si vede in maniera molto evidente, spero si veda qualche cosa. Lo stesso Filarete nel testo anche lui è esplicito, lui si trovava a Milano, Sforzinda è la città per Francesco Sforza, signore di Milano, lui lo dice proprio chiaramente: le chiese si fanno in croce perché poi che venne Cristo si è usato per riverenza sua perché fu posto in croce. Ok, abbastanza semplice. Anticamente invece, dice Averlino, perché erano idolatri, non avevano rispetto e faceva gli tondi in altri modi e forme di templi. E addirittura, per dire quanto erano idolatri, cita uno degli edifici di culto della cultura umanistica, cioè addirittura il Pantheon. Ecco, da questi schemi cruciformi con dei residui sugli angoli, Leonardo da Vinci, a un livello di complessità e di bravura anche molto superiore, ha sviluppato moltissimi schemi tridimensionali che prevedono un corpo centrale, la proiezione della sfera nella cupola centrale e anche la generazione di elementi angolari che generano una forma che noi tecnicamente in storichese definiamo il quincus. Sono i disegni che
riducono a un'ulteriore, ancora più complessa elaborazione, che è quella di Donato Bramante nei primi progetti del 1505 per San Pietro, che sono questo Uffizi 1A, il piano di Pergamena, è una delle più grandi idee di architettura e di funzionare di tutti i tempi. Bramante unisce lo schema, il vecchio schema di filarete della croce nel quadrato, lo rende estremamente complesso, adotta il Quincunx di Leonardo, sviluppa progetti estremamente variati nel cambiare pochissimi parametri dell'organizzazione spaziale, però hanno tutti in comune una cosa, appunto questa idea della cupola sopra la croce. Sono dei santuari, quasi tutti i santuari. I templi a pianta centrale non sono tutti cruciformi, non sono tutti a forma di croce, la stragrande maggioranza lo è, però c'è una minoranza effettivamente che sviluppa il tema tondo. È il modello principale, a parte il Pantheon, per il tema rotondo, dell'edificio tondo, è la Dolos Priptera, cioè l'edificio cilindrico con le colonne intorno, per essere molto semplici, dei quali, come vedete, rimanevano i ruderi e soprattutto rimanevano altri fonti documentari. Questo è un rilievo degli Uffizi, molte monete che raffiguravano il Tempio di Vesta. Qui vedete delle possibili ricostruzioni della Dolos Priptera antica, invece moderne, fatta da architetti moderni. Questi architetti moderni erano talmente impastati nella propria epoca, erano talmente avvolti dai temi che la modernità gli forniva, che hanno elaborato delle ricostruzioni che sono delle vere e proprie falsificazioni, perché nelle monete, nei rilievi, negli stessi ruderi si sapeva benissimo, si doveva poter capire benissimo in primo luogo che un tempio periptero non aveva la cupola, ma la cupola è fondamentale nell'edificio cristiano, particolarmente nell'edificio a pianta centrale. Quindi vedete nella ricostruzione di Giuliano San Gallo e nella ricostruzione di Andrea Palladio, la cupola c'è, non può non esserci. Comunque era chiaro che, come vedete, la Dolos Priptera antica non era un edificio in croce, era un cilindro indifferenziato. Quando poi si va a costruire la prima vera Dolos Priptera moderna, Donato Bramante, un edificio che è quasi contemporaneo alla Consolazione di Todi, sembrerebbe un edificio effettivamente che rispetta il principio albertiano del tempio perfettamente rotondo e cilindrico. Questa è la pianta, questa è la sezione, questa è tradizionalmente il foro in cui fissa la croce di San Pietro. Però notate, faceva già notare la professoressa Zampa, che l'interno non corrisponde all'esterno, e direi che la cosa più interessante è questa. La differenza principale è che l'esterno ha un passo costante, le colonne hanno un passo costante, come nei peripteri antichi. L'interno non ha un passo costante perché, vedete, ci sono delle nicchie più larghe. Queste nicchie più larghe sono il segno della croce, perché un tempio cristiano viene da una realtà devozionale interna, non è un tempio pagano in cui l'altare stava all'esterno. Va usato all'interno il tempio cristiano, la chiesa, è un tempio che viene esperito attraverso la devozione, e quindi non soltanto visivamente, ma un'esperienza di tipo multisensoriale che prevede di camminare all'interno del tempio e di compiere particolari atti. Come vedete, l'altare maggiore è posto in una testata e ci sono tre ingressi che portano sotto la cupola, dove c'è il vuoto. Notate che è esattamente la situazione dell'edificio in cui ci troviamo adesso. Il Pietro di San Pietro è montorio, quindi, anche se è tondo e non cruciforme, però rispetta questa matrice ancestrale della croce sormontata dalla sfera, che è comune a tutti gli altri santuari a pianta centrale che lo hanno immediatamente preceduto. L'unica differenza è il recinto esterno, che è importantissimo per l'architettura, ma dal punto di vista religioso e devozionale è un semplice dettaglio. Santa Maria della Consolazione, dove ci troviamo, appartiene a questa classe di edifici, nella quale la
chiesa di Todi, al posto dei bracci quadrati o rettangolari vengono poste direttamente delle absidi che si agganciano ai quattro grandi piloni che sorreggono la cupola. Ma in comune ha anche altre cose, ha il sistema, lo schema dei percorsi con tre porte che lo vedremo un po' ingannevole questa immagine, generano un percorso devozionale. Sono santuari, sono fatti per il pellegrinaggio, non sono delle parrocchie. E un ulteriore elemento è che l'elemento sacro, l'altare, in questo caso le immagini miracolose, non sono al centro dello spazio, ma sono spostate in un'abside. Originariamente, molto probabilmente la cappella dell'immagine miracolosa si trovava dove noi siamo adesso. Quindi dovete immaginare, il nostro Moschini era esattamente nel luogo dove si trovava l'immagine miracolosa. Questo appoggio di absidi sul nucleo centrale è comune in pochissime chiese, si trovano anche nelle vicinanze, per esempio la Madonna della Bruna a Castel Ritaldi, che presenta poi un corpo rettangolare, ma questo è di poca importanza. E volevo semplicemente segnalare che è diverso dal disegno di Leonardo. In Leonardo la cupola poggia su quattro pilastri isolati. È diverso formalmente, ma è diverso anche strutturalmente. È proprio un edificio in realtà che appartiene a una classe distinguibile da quella di Santa Maria della Consolazione, e alla quale assomiglia molto, certo, se noi facciamo un'analisi puramente visuale dall'esterno, certo si somigliano, ma strutturalmente e formalmente gli interni sono completamente diversi. Arriviamo alla nostra chiesa e molto rapidamente, perché l'orario è tardo, facciamo una breve disamina degli interventi così come si sono succeduti. Ho preparato qualche slide molto immediato in modo da poter essere compreso da tutti facilmente. Il 20 maggio del 1508 c'è il miracolo, abbiamo sentito dal professor Strinati, viene subito istituita una compagnia di nobili, insomma, si decide di costruire un santuario, imitazione di tantissime altre città italiane della seconda metà del 400, e già il 7 ottobre si dà il primo appunto a questo cola di Capra. Si inizia la costruzione dell'abside rotonda, però già nel 1509, esattamente un anno dopo il miracolo, c'è già l'incarico per costruire altre due absidi, che sono queste. Non si dice effettivamente che sono poligonali, però si dice che devono avere delle nicchie e soprattutto devono avere delle porte. Il documento dice inoltre che se si dovesse in futuro decidere di costruire l'avancorpo in forma di abside, si darà l'incarico di nuovo a Cola di Caprarola, cioè non si è ancora deciso la forma della abside meridionale, del corpo meridionale, che teoricamente dovrebbe essere quello in asse con l'immagine sacra. Ora, le due porte a cosa servono? Servono a far transitare i pellegrini che arrivano dalla porta, e quindi in prossimità della Torre Caetani, dove che ospita l'associazione che ci sta ospitando in questo momento, si attraversa la porta, ci si reca alla Consolazione, si entra, si fanno le proprie devozioni davanti alla Madonna e poi si esce dall'altra porta, come si fa in tutti gli altri, come si faceva in tutti gli altri santuari di pianta centrale più o meno dell'epoca. Effettivamente, come ha detto la professoressa Zampa, è possibile immaginare che a questa data, ancora 1509, si pensasse a un'alternativa. All'alternativa di mettere un avancorpo anteriore coperto a crociera e coprire tutto lo spazio, che è proprio convincente, con una volta a crociera. A modello, come è nella chiesa della Madonna della Bruna a Castel Ritaldi, che è stata iniziata solo due anni dopo la prima pietra della Consolazione di Todi. Ecco, le absidi vengono materialmente costruite e decorate tra il 1517 e il 1525. La quarta abside viene assegnata, appaltata soltanto nel 1517.
questi meravigliosi capitelli. Dobbiamo delle anticipazioni delle immagini della professoressa Zampa. Nel 1518 e 21 arrivano dei grandi architetti da Roma, diciamo dal centro Italia. Nel 18 arriva Baldassarre Peruzzi, nel 21 San Michele. Nel 18 sappiamo che Peruzzi viene per vedere il cantiere della chiesa. A mio parere il disegno, la definizione esagonale di questi nuclei murari, vista la somiglianza con molti studi planimetrici di Baldassarre Peruzzi, si deve proprio a un'expertise di Peruzzi, è proprio perfettamente analogo, perfettamente familiare al modo di ragionare, di pensare all'architettura di Peruzzi. Nel 32 arriva anche Antonio da San Gallo il Giovane, che fornisce questo disegno già visto, che io però a questo punto mi ingrandisco. Nella parte superiore si vede il rilievo della chiesa così com'è, più o meno come la vediamo ancora oggi, ecco, un po' che... E vedete che c'è una seconda linea, questa è l'abside, poi c'è una seconda linea. Questa seconda linea è un progettato coro, cioè no, dei sedili per intenderci, dove un ordine regolare avrebbe potuto svolgere le sue funzioni quotidiane, e il coro sta dietro, il retrocoro sta dietro l'immagine ed è attaccato alle pareti. In basso vediamo un progetto di San Gallo, che aveva una vera e propria mania compulsiva per i progetti, anche quando non era incaricato. San Gallo progettava tutto, era una dipendenza psicologica. E qui vedete un convento alle spalle della Consolazione, e vedete effettivamente una forma diversa dei quattro piloni. Personalmente però non credo si tratti della memoria di un antico progetto bramantesco, io credo che si tratti semplicemente di un progetto di rinforzo strutturale che usa il linguaggio moderno, e quindi i pilastri tagliati in obliquo. Un'idea che tratto da una convinzione del professor Alici, che fino a qualche tempo fa era seduto tra di noi, non so se c'è ancora, che ha sostenuto questa ipotesi, che io personalmente trovo convincente. Bene, arrivati al 1500, dopo il 1532, dopo i lavori degli Arconi, siamo arrivati al 1539, la chiesa si doveva presentare così, qua ci pioveva per intenderci. C'era ovviamente la cupola, ma non c'erano neanche le conche absidali, non c'era niente. E passerà molto tempo prima che queste conche siano costruite, al punto che si ritiene necessario sentire altri architetti provenienti da Roma, altri grandi architetti provenienti da Roma o dal centro Italia, in particolare Vignola e Alessi. Vignola fornisce un'expertise nel 1565, quando è secondo architetto di San Pietro. Forse è per questo che l'artico della Consolazione assomiglia tanto a San Pietro, forse non è Michelangelo che si è ispirato alla Consolazione, forse semplicemente Vignola che ha dato un parere ai costruttori di costruire un attico che, finestrato, in effetti ha forti elementi di somiglianza con l'attico di San Pietro. Pennacchi vengono costruiti ancora dopo, tra il 1579 e l'83. Intagliati nel 1593, vedete con questi rilievi che forse devo dire da parte di uno scultore fiammingo, forse è la parte, diciamo, più discutibile dal punto di vista formale di questa chiesa. Il tamburo e la cupola vengono progettati ancora successivamente con un progetto che viene da Roma con un suo proprio modello, e qui vedete la conclusione dei lavori con viene eseguita soltanto tra il 1603 e il 1606, con un linguaggio che è ormai il linguaggio del tardo Cinquecento romano, per esempio, anche in questo caso delle opere sia di Michelangelo che di Della Porta che di Vignola. Concludo questa carrellata con la trasformazione del coro. Questa è significativa perché, ripeto, la chiesa non è un tempio, la chiesa è un luogo vitale di devozione. A un certo punto non si riesce a trovare un ordine regolare che ogni giorno facesse l'ufficio delle ore qua dentro, non c'è infatti un convento. Allora si decide una trasformazione più moderna. Che cosa si decide di fare? Il coro era sistemato dietro l'immagine.
si decide di portare l'intera immagine, si prende, si taglia e si porta alle spalle, in fondo all'abside, secondo un uso che è molto comune nelle chiese del tardo 500 e del 600. In questo caso il presbiterio è un presbiterio aperto, chiuso da una semplice balaustra di cui sono rimasti i pagamenti, e viene chiuso appunto con una balaustra. In caso cerimoniale, evidentemente il presbiterio era davanti all'altare e poteva ricevere i chierici maggiori e le autorità che non entravano di fianco, ma entravano dalla porta meridionale in asse con l'immagine. Conclusione, questo è poi il risultato, una vecchia bellissima fotografia, il risultato di tutto questo processo. Conclusione, l'attribuzione a Bramante. Io sono tra i pochi in Italia, non siamo così pochi all'estero, che non crede a un intervento bramantesco. Non mi sembra necessario, documento di testimonia, no? Deve essere un caso. Soprattutto mi sembra che Bramante tra il 1508 e il 1514 studiasse impianti di tutt'altro tipo, con penetrazioni di spazi, con penetrazioni anche di strutture, cioè un elemento strutturale molto importante. Però questo non cambia niente, perché l'idea originaria di Kirchhoffer di vedere nella Consolazione di Todi un'espressione veramente emblematica della cultura della devozione alla geometria pura, o comunque della devozione alla geometria, anche se non è la semplice geometria del cerchio, ma è una geometria cristianizzata, di una croce che sovrastante la sfera, questo rimane intatto, anzi lo rende ancora più, questo edificio diventa ancora più emblematico, perché dimostra come certi concetti siano patrimonio solo dei grandi maestri, solo diffusi, possono essere utilizzati, possono essere elaborati anche da maestranze di secondo livello, fino a consegnarci quello che ancora oggi ho trovato questa immagine perché non sapevo che stessimo dentro questo edificio, quindi ve lo potete vedere tranquillamente da voi. È un edificio strepitoso, meraviglioso, nonostante le sue asperità linguistiche, rimane un edificio di una armonia e di una eleganza e di una funzionalità devozionale, una volta quando c'erano ancora i pellegrinaggi, che è assolutamente perfetta, nonostante manchi della firma di un grande maestro.